Ciao. Ciao. Come va? Bene, grazie. Mi dica. Tra poco. Questo treno avrà un incidente. Cosa? Ma che stai dicendo? La verità. Sta bene? Ma chi è lei? Sono la morte. Cosa? Ma mi lasci in pace. Carnevale è finito. L'orologio scorre, Antonio. Come sa il mio nome? Te l'ho già detto. Io chiamo qualcuno. Rilassati, solo tu puoi vedermi. Ah sì? Quanti anni ho? 40. E come si chiama mia moglie? Anna. Posso aggiungere che non volete figli? Che lavori per un giornale patetico? Sono parole tue. Anzi, in verità. In verità cosa? Non sei qui per fare quello che finora hai fatto. Non preoccuparti. Il tuo tempo sta per scadere. E cosa avrei dovuto fare? Lo sai benissimo. Se lo sapessi non te lo chiederei, no? Non ti agitare. Sto sognando. Non c'è altra spiegazione. Forse è tutto un sogno. Io cambio posto, basta. Perché io posso vederti e gli altri no? Mi diverte dare questa notizia in modo inaspettato. Sei un sadico. Tuttavia, sono convinto che entro la fine di questo viaggio diventeremo amici. No, non credo proprio che sia una cosa che possa succedere. Staremo a vedere. Cosa c'è dopo la morte? Io sono la morte, non sono la vita, non sono affari miei. E tu vorresti diventare mio amico? Io ti offro l'opportunità di continuare a vivere. Se io non ci fossi, non potresti rinascere ad altre vite. Perché io sono l'utero della vita. Sono il ponte che ti permette di arrivare in un luogo altrimenti irraggiungibile. Sono l'istante prima del Big Bang. Sono ciò che si frammezza fra un'ispirazione ed un'espirazione. Sono quel momento in cui il ghiaccio diventa acqua. Dovrei essere il vostro migliore amico, in verità, ma è una presa di consapevolezza rara tra voi uomini. Come possiamo avere consapevolezza se non c'è niente che lo dimostri? Non sarebbe razionale. La vita non lo è. Se questo non è un sogno e sta per morire, non mi importa più nulla, tanto sono sicuro che non ci sarà nulla. Buio, stop. Lo credi davvero? Non lo so. Cosa ci sarà? E va bene. Solo perché voglio che diventiamo amici. Troverai le impressioni radicate nel tuo subconscio. Cosa? Le emozioni che hanno predominato la tua vita. Io? Cosa provi? Non lo so, non riesco a capire.
Ora cosa succederà? Cosa vuol dire che troverò le impressioni del subconscio? Se potessi dare forma alla rabbia, come la immagineresti? La rabbia. Vedo la rabbia come una bestia umanoide, un gigante con quattro braccia enormi che urla e si dimena senza interrompersi mai. L'inferno. Se preferisci. Le mie emozioni sono di rabbia, di frustrazione. Non sono felice. Lo so. Cosa avrei dovuto fare? Ciò che crea entusiasmo in te. Non ho avuto coraggio, non ho osato. Non ho voluto seguire la mia strada. Qualcosa che mi facesse sentire vivo. Hai dovuto ricevere la mia visita per divenirne consapevole. Mi ha sempre entusiasmato l'idea di scrivere un romanzo. Ma non l'hai fatto. E se avessi fallito? Non ha alcuna importanza. Come aver pagato le bollette, il cibo, con l'entusiasmo? Nessuno ha detto che sia una cosa facile. Forse avresti ancora meno denaro, un'auto più modesta, ma saresti stato felice. Perché l'unica cosa che ha rilevanza è il tuo stato interiore. Sai cosa vuol dire il termine entusiasmo, caro Antonio? No. Dio dentro. Se oltre a seguire le passioni lì dove nasce l'entusiasmo, si ha il coraggio di integrare altre sfaccettature, è possibile prosperare dentro e fuori. È la vita. Tipo? L'onestà verso se stessi, la comprensione, la compassione. Non ho niente di tutto ciò, niente. Sono spacciato. Come posso fare? Divenendo consapevole della bellezza della vita. E se ci riesci in questi 30 minuti rimanenti, entrerai nella top 5 delle prese di consapevolezza più rapide. Ed è una cosa positiva entrare nella top 5? Avrò qualche vantaggio? No, non ha nessuna influenza. Mi burlavo di te. La vita è questa. La vita fa schifo. Niente è andato come avrei voluto. Perché? Perché molte cose che volevo fare non le ho fatte. Quali cose? Scrivere un libro, una sceneggiatura, lasciare un segno concreto del mio passaggio. Non hai fatto neanche questo? No, non ho fatto nulla di tutto questo. Cosa hai fatto nella tua vita allora? Ho studiato giornalismo, scrivo sulle strade da rifare, le barriere architettoniche, i politici corrotti. Onorevole. Forse sì, ma non volevo fare giornalista. Mio padre è un giornalista. Lui ha voluto che io facessi giornalista, sicuramente più di me. Occupa le tue intere giornate questo lavoro? No. Tempo per scrivere fuori dall'orario di lavoro. C'era. Ma mia moglie credeva fosse una perdita di tempo e che il mio destino era fare il giornalista. Credi abbia ragione? Forse sì. Perché? Perché
Non sono capace. Ci hai mai provato? No, non ci ho mai provato seriamente o in modo professionale. Mia moglie, i miei amici mi dicevano di concentrarmi sulla carriera, sul lavoro, sulle vacanze estive, sul Natale. Non è certamente quello che in fondo avrei voluto. Non è ciò che mi faceva bruciare di passione. Ora, come faccio a vedere la bellezza della vita in pochi minuti? Poi perché l'amore? Perché sconfigge la paura? Qual è il meccanismo? Troppe domande. Ma io non so cosa sto facendo. Perché ti do retta? Perché crederti? Chi mi dice che è la verità? Non c'è nessuna verità. E tutto quello che mi hai detto finora, il subconscio, tutte cazzate, vero? Ti riferisco alla verità di cui tu hai bisogno. Non capisco, per un'altra persona è diverso. Ad ogni uomo ho riferito cose diverse. Perché sei un bugiardo, sei come il diavolo. Sei solo mentire. Io sono come l'acqua. Cosa vuoi dire? Prendo la forma del recipiente in cui mi trovo. Ogni recipiente ha bisogno di informazioni adatte alla propria consapevolezza. Ogni nostro incontro sarà diverso, Antonio. Perché l'amore? Sei così ingenuo. Cosa? Perché l'amore? Spiegamelo. Sulla terra avete a disposizione tutto il sapere necessario per far nascere in voi questa consapevolezza. Ma avete scelto di non ascoltare, di non ricercare, lasciando che le risposte vengano date dagli altri, all'infuori di voi, quando non c'è cosa più intima della vita e della morte. Non mi hai risposto. Perché l'amore? L'amore è assenza di morte. Se metti amore in quello che fai, stai piantando un seme, stai creando. E non c'è paura che tenga, perché la creazione è essa stessa amore. Amo mia moglie, amo i miei genitori. Loro ti amano? Beh, sì, mi amano, certo. Ma non ti lasciano fare ciò che avresti voluto fare. In realtà, loro esprimevano solo le loro opinioni. Poi sono stato io a scegliere di non fare. Perché? Per paura di deludere le loro aspettative. Ne è valsa la pena? No. Amo mia moglie, non basta questo? Eri soddisfatto della tua vita prima di incontrarmi? No, non sono soddisfatto e felice da quando ero bambino. L'amore di cui parlo si riferisce alla vita. Le emozioni dominanti sono il riflesso del tuo amore per la vita e per il solo fatto di esistere. Cosa dovevo fare allora? Credo che tu sappia già la risposta. Le mie passioni. Perché le mie passioni? Le risposte ce le hai già, ma oggi la morte è magnanima. Sei contento di questo regalo, amico mio? Amico mio, come no? Le tue passioni sono come un'argilla speciale che ti permette di partecipare alla creazione, creando a tua volta la vita che crea la vita. Dovevo fare dei figli? Sei stupido. Cosa? Mi riferisco alla nascita di ciò che nel tuo profondo ami, che sia un figlio,
un progetto, un'idea. L'unico aspetto imprescindibile è l'entusiasmo, che puoi chiamare Dio, se ti va. E se invece l'avessimo... Il treno regionale 3071 di Trenitalia, proveniente da Lucca, è diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 16.40, è in arrivo al binario 2. Devo andare a casa. Sono vivo. Devo fare qualcosa. Sì, ho una storia. Adesso ho finalmente una storia. La morte. L'entusiasmo. L'amore.